che è un magistrato, pensa che la pressione mediatica possa influenzare il suo lavoro? Beh, sicuramente, come qualsiasi lavoro al mondo. I magistrati non sono estranei alla realtà, sono calati nella realtà che vivono come tutti gli altri. Naturalmente si devono impegnare, devono fare uno sforzo di professionalità per sottrarsi ai condizionamenti, ma fa parte di un impegno deontologico resistere a pressioni e condizionamenti, a volte diretti, a volte invece più sotterranei e quindi anche più pericolosi. Le è mai capitato appunto di, in qualche caso specifico, senza ovviamente sapere qual è il caso, ricevere questa pressione, magari ricevere questa pressione appunto nel momento in cui doveva pronunciarsi in qualche caso particolare? No, non in modo, come dire, diretto, però ho avvertito in alcuni casi delle aspettative all'esterno ed anche questo può diventare un meccanismo forte di condizionamento. La cosiddetta opinione pubblica può condizionare se ha dei propri auspici rispetto all'esito di un processo o di un'indagine. Secondo lei è possibile armonizzare le esigenze legali con quelle della comunicazione o sono irrimediabilmente inconciliabili? No, sono conciliabili. Tutti devono fare uno sforzo di disciplina e quindi di professionalità. Se ognuno rispetta le proprie regole, allora sono mondi che possono convivere e anzi che possono diventare complementari. Grazie mille.